Bye 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 bye. We had a fire. Ciao ragazzi, ben ritrovati e benvenuti su questo nuovo e fantastico video con Seba, in cui vi parlo di cultura giapponese. Questo appuntamento che noi abbiamo due volte a settimana, in cui discuto di quello che mi chiedete voi e di quello che voglio parlarvi io sul Giappone. Allora, prima di iniziare vorrei chiedervi gentilmente di lasciare un mi piace, così aiuterete questo canale a diventare più grande e sarà anche più facile trovare i miei video. Se avete delle richieste di altri argomenti di cui volete che parlo, mi raccomando scrivetemelo qui sotto. E adesso iniziamo subito con una delle domande che mi avete fatto, che è la seguente: ma perché i giapponesi non parlano inglese o fanno molta fatica? Bene, in questo video volevo dirvi i 5 motivi per cui molti giapponesi, purtroppo, pur essendo un paese così industrializzato, il Giappone, non riescono a comunicare in questa lingua che è English. Iniziamo subito. Il primo è la scuola. Purtroppo il sistema di educazione in Giappone dà un insegnamento dell'inglese che è solamente teorico. Quindi i giapponesi studiano, ma quello che studiano lo fanno soltanto per poter passare quel determinato esame che è scritto. Infatti l'intero insegnamento è fondamentalmente limitato alla lettura e scrittura. Non si mette praticamente mai in pratica e anche gli studenti non sono spinti a parlare questa lingua. È un po' come se voi vorreste imparare a giocare a basket, ma il vostro studio si limitasse a studiare la fisica o come dovete lanciare sui libri una palla, però non scendete mai in campo. Capite che non è possibile imparare a giocare e a fare canestro. Il secondo di questo motivo è la paura di fare errori e la mancanza di opportunità. Infatti spesso la mentalità dei giapponesi si concentra sul fatto che devono evitare di fare errori, perché se tu fai un errore si crea un imbarazzo, e molti giapponesi crescono con la consapevolezza che hanno tutti gli occhi puntati. Questo ve l'ho anche detto in un altro video. Infatti tutto il Giappone è ricoperto da questi cartelli con la scritta "ti sto osservando" e questi occhi arrabbiati. Quindi capite che c'è sempre un disagio da parte di molti giapponesi di parlare di fronte agli altri, e questo vale anche per la scuola, come vi ho detto prima. Il terzo motivo è il fatto che la società giapponese non abbia proprio l'esigenza di imparare l'inglese. Cioè, è vero che ci sono molti turisti, a molti giapponesi piacerebbe molto vivere o andare a visitare l'estero e parlare magari la lingua di qualche paese straniero, però questo desiderio non va oltre il volere. Non c'è davvero una necessità. Comunque voi dovete considerare che il Giappone c'ha 130 milioni di abitanti e il 99% è giapponese o comunque parla giapponese. Il Giappone è una potenza mondiale per quanto riguarda l'economia e le compagnie giapponesi lavorano in giapponese, quindi non c'è questa necessità. Magari in altri paesi dell'Asia, magari un pochino più poveri, magari c'è questa necessità di imparare, perché se tu impari magari l'inglese c'è la possibilità di fare un lavoro migliore, di essere assunto più facilmente rispetto a un candidato che magari non parla inglese. Mentre il Giappone, sì, è vero che cerca persone che parlano inglese, magari ci sono delle posizioni da ricoprire in cui c'è il bisogno di avere dei dipendenti che parlano inglese, però se si guarda i grandi numeri è una percentuale molto bassa. Quindi i giapponesi non hanno necessità di imparare l'inglese per poter lavorare e far soldi. Questa è una cosa davvero importante. Il quarto motivo, forse se avete studiato giapponese o se avete aperto un qualsiasi libro di giapponese, avrete subito notato questo alfabeto che si chiama katakana. Allora, partiamo subito col dire che il Giappone può ritenersi orgoglioso per la sua rapida crescita culturale del paese e delle sue aziende. Dal cibo alla cultura, molte cose sono state assorbite da altri paesi e integrate con successo nel mondo. Basta pensare, per esempio, la tempura veniva dal Portogallo e sono riusciti a farla diventare praticamente un piatto giapponese, e ce ne sono tante altre cose così che magari sono state importate dall'estero. Per esempio quel simpatico robottino che vedete da SoftBank non è stato fatto dai giapponesi, l'hanno fatto dei francesi, l'hanno inventato, però i giapponesi l'hanno sfruttato al meglio. O per esempio anche il washuretto, che è il bagno elettronico, non è stato inventato dai giapponesi ma è stato praticamente assorbito dal Giappone e lo ha realmente sviluppato come nessun altro paese è mai riuscito a fare. Tuttavia, per quanto riguarda la lingua inglese, non c'è stato veramente questo successo. Cioè, diciamo che è capitato qualcosa di un po' strano, perché se noi prendiamo per esempio la televisione e la vogliamo trasformare con l'alfabeto katakana, che dall'inglese television, diventa terebi. La mela, che in giapponese può anche chiamare ringo, se noi prendiamo apple, magari come anche l'apple, quella che fa i telefonini, in katakana si dice apple. PC, ossia personal computer, in giapponese
si dice pasokon. Quindi capito, ci sono un sacco di termini e parole in katakana che sono praticamente diventate parte naturale della lingua giapponese, che però il problema è che nemmeno i native speaker riescono a capire che cosa vogliono dire. Questo devo dire che limita davvero i giapponesi nella pronuncia, e spesso alcune parole, tra l'altro anche pronunciate con questo katakana, possono voler dire altre cose. Per esempio, che ne so, la parola luce si dice light in inglese, in giapponese si pronuncia raito, però raito potrebbe quasi sembrare right, quindi destra, o anche giusto, right, capito? Quindi ci sono un sacco di problemi che sinceramente questo katakana ha sollevato, e secondo me il katakana ha creato una situazione per cui i giapponesi hanno difficoltà ad assorbire la pronuncia delle parole inglesi. Il quinto motivo è un po' simile però diverso, che è il waze eigo. Non so se ne avete mai sentito parlare, però diciamo che in italiano potrei tradurre come giappo inglese. Praticamente sono dei termini inglesi che sono stati introdotti in giapponese, però vengono usati in modo non esattamente identico. Per esempio, in giapponese se voi dite io sono super high tension, I'm super high tension, in inglese io sono in alta tensione, non è che si capisce subito che cosa voglio dire, mentre in giapponese se uno ti dice sono high tension vuol dire che è super eccitato, capito? Quindi diciamo che questo è un problema, perché se i giapponesi vogliono imparare la lingua inglese hanno un problema in più, perché se voi imparate una lingua partendo da zero voi dovete soltanto memorizzare, mentre i giapponesi sono nati avendo un sacco di parole in questo waze eigo e, come vi ho detto prima, in katakana. Quindi quando devono imparare come si dice in inglese devono dimenticarsi di quello che hanno imparato in anni e anni che hanno parlato la lingua giapponese e memorizzare questo nuovo vocabolo o termine in inglese. Quindi secondo me questo è proprio il motivo principale che impedisce a molti giapponesi di imparare la lingua giapponese. Spero che questo video vi abbia risposto alla domanda di perché i giapponesi fanno fatica a parlare inglese. Diciamo che, per riassumervi, è un po' un fatto culturale, per il fatto che i giapponesi hanno paura di sbagliare, un po' un fatto dell'educazione, per come viene insegnato il giapponese nelle scuole, e un po' è proprio la struttura giapponese di come nel linguaggio ha deciso di introdurre le parole che vengono dall'estero con il katakana e poi con questo waze eigo. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è stato utile, mi raccomando, lasciate un mi piace, ditemi che cosa ne pensate, ditemi se voi parlate inglese o come l'avete imparato. Un abbraccione da Seba e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Guardate che carino questo gattino, è troppo bello. Eccoci qui, guardate che bello. Questo è una delle parti che mi piace moltissimo di Tokyo, e devo dire che ci sono sempre più turisti stranieri. Tra l'altro è una specie di mercato, è il mercato di Nippori, ma guardate che bello. Guardate poi che divertenti anche questi vestitini. Devo dire che questa è un po' la città dei gatti, ci sono gatti in ogni negozietto. Qui vicino fanno anche i kakigori, che io adoro. Questi in giapponese si chiamano furin. Che simpatico questo micetto. Ed ecco qui la stanza di hotel sui tatami. Wow ragazzi, guardate che buoni questi yakitori. Dopo questo mega shooting direi che me li sono proprio meritati. Ecco che sono arrivati anche un po' di cappa e anche una buonissima seppia. Qui abbiamo del mentaiko con del formaggio, mentaiko, cheese e tororo. Che fame ragazzi, guardate questo neba neba. Neba neba sarebbe tutto questo filacciamento che si vede. Che spettacolo. E adesso facciamo un altro video con Surero. Hi. Do you wanna say something to me? What's up? Custom. His name is Noor. What is Noor? Noor. What's up? Like Snore, but without the S. My camera is me. Ragazzi, il video sta procedendo bene, adesso si inizia. Ok. C'ho già le mie earphone belle pluggate. Okay. Che bello. Ragazzi, questa è la macchina per dare le cose dell'usato. Vabbè, adesso siamo venuti qua a Macaroni per girare un altro pezzo del video col nostro Fabian. Sempre più felice, guardate che bella luce che ha. Fabian è stanco, qua ci sono tutte le maschere scimmie, c'è il nostro Aoki-san che non è molto partecipe, e Surero. Ecco, guardate che è arrivata anche Kumiko. Kumiko, siamo lì?
寒い。バイバイバイバイバイバイバイ。お疲れ様でーす。